Allora, se vi dite, se pensiamo al caso precedente, un caso anche sommato abbastanza contenuto, che abbiamo potuto sviscerare in tutte le maniere, però è anche istruttivo di come si arriva a progettare un elemento di questo tipo qua. Allora, in tutto c'è chiaramente l'idea. Questa è la parte di concezione creativo, era pericolo di dire calcolatore. Poi c'è una parte di calcolo, diciamo più o meno preliminare, di inquadramento, anche dopo alle volte anche abbastanza sofisticato e pesante, come abbiamo visto, per l'analisi globale, per l'analisi dei dettagli, eccetera. Poi c'è una parte di sperimentazione. Provo effettivamente, proprio concepito, calcolato, eccetera. E poi si torna indietro con una parte di calcolo ancora, di back analysis. Oppure a volte potete pensare anche a chiamarla di identificazione, in cui effettivamente i concetti teorici magari erano la base del calcolo, si ritrovano e anche dei comportamenti un po' strani come lo slack, la minore ricerca iniziale del collegamento, oppure anche il comportamento ciclico, si riproduce più o meno fedelmente, non si riesce a cogliere tutto. E in base a questo dopo si può dire, si può certificare che l'idea è funzionale. Questo è un ciclo completo, abbiamo visto proprio tutti i passi in questo caso qui, no? E altri esempi, alcune cose hanno più peso l'una o l'altra, quindi non riusciremo a vedere completamente questo aspetto. Vediamo, ieri abbiamo parlato, ci eravamo arrestati, parlando del problema di Ottimo, abbiamo considerato questo esempio qua, di ottimizzazione in modo tale da evitare la fluttuazione di solari e orari, e abbiamo usato gli algoritmi genetici per individuare la popolazione iniziale di queste sezioni, con cioè obiettivi tensione, abbiamo individuato la sezione finale rappresentata qua in fondo, caratterizzata da questi fessori. Ecco, questo è un modo, se volete, usuale, tradizionale, di considerare gli algoritmi genetici. Quindi questa è l'ottimizzazione usando un algoritmo più o meno strampalato, più o meno difficile, per ottenere una forma ottima. Adesso vediamo un po' differente, lo stesso algoritmo di ottimizzazione, diciamo un utilizzo non usuale, non tradizionale. L'algoritmo è lo stesso, l'obiettivo è lo stesso, però in termini generali l'idea è sempre quella, esplorare il comportamento strutturale. Allora, supponiamo in generale di avere moltiplicatore di carichi lambda, uno dei vari stati limite, stati di esercizio, l'ultimo che volete, e se funziona un parametro qualsiasi di progetto. Allora, in generale, il legame tra un parametro di progetto qualsiasi e il moltiplicatore di carichi che fa raggiungere lo stato limite, un certo stato limite, è un comportamento non lineare, un legame non lineare. Cioè, il legame tra parametro e risposta strutturale, anche se il comportamento è lineare, è un legame non lineare. Noi prendiamo la struttura più semplice del mondo, che è questa, e pensiamo per esempio allo stato limite di esercizio, che è il più semplice di tutti. Noi dobbiamo legare
la freccia al carico e la freccia la forma B. Per L cubo fratto 3 iota. Iota è B H al cubo, 12esimi, dove B e H sono base di transizione. Quindi il legame tra raggiungimento di un certo stato limite, vediamo che io non posso superare questo ruolo di freccia qua, è un parametro di progetto che è più continuo, che l'altezza dell'intersezione è chiaramente non lineare, perché la freccia dipende da H al cubo del denominatore. Quindi il legame tra un parametro di progetto come questo e la freccia che mi fa raggiungere un certo stato limite ultimo è non lineare. E questa è la cosa più, proprio più semplice che potete pensare. Quindi in generale il legame tra un parametro di progetto e il raggiungimento di un certo stato limite ultimo di esercizio, quello che vi pare, non lineare, supponiamo che sia questo. Quindi in generale se voi fissate un valore del parametro del progetto trovate il moltiplicatore corrispondente. E per esempio se avete una certa incertezza o variabilità del parametro di progetto, per esempio se il parametro progetto può variare all'interno di quell'intervallo là, corrispondentemente il moltiplicatore dello stato limite varia dentro quell'intervallo di incertezza là. Però l'incertezza, la variabilità che abbiamo sul parametro del progetto è trasformato su questa funzione che in generale non lineare in un intervallo di incertezza nella risposta del moltiplicatore. Faccio notare che anche in generale, come appare in questo disegno, non è detto che al minimo valore dell'intervallo di incertezza del parametro dell'oggetto corrisponda sempre il minimo, ovvero al massimo corrisponda al massimo di moltiplicatore dell'incertezza del moltiplicatore. Perché in questo caso qui al minimo del parametro P corrisponde al minimo di lambda, al massimo di P corrisponde un valore intermedio della risposta strutturale e il massimo strutturale si ottiene con un valore del parametro intermedio. Quindi non c'è una rappresentazione monotona tra intervallo di incertezza nel parametro del progetto e intervallo di incertezza nella risposta. No. Allora questa ci fa venire in mente l'idea di impostare un problema di ottimizzazione in questa maniera. Da l'intervallo di incertezza e di variabilità del parametro del progetto, trovare l'intervallo possibilmente più ampio possibile della risposta strutturale. Io voglio trovare in funzione di un intervallo di variabilità del parametro del progetto questo intervallo qui, che è il massimo intervallo di variabilità del parametro del moltiplicatore. Questo è detto in termini generali un problema a rigore non di ottimizzazione, anche per esempio, pensate che, ad esempio, questo lambda potrebbe essere chiaramente, se è un moltiplicatore dei carichi, è chiaramente una quantità che più grande è, meglio è. Però pensate che lambda invece corrisponda a una sollecitazione, no? Il momento massimo, oppure la freccia massima, di una certa cosa, qualcosa che diciamo più grande, peggio è. D'accordo? Allora, in questo caso qui, quello che volete trovare è, per esempio, questo valore qui che è il più grande di tutti, che è quello che è, per esempio, mi dà la freccia più grande, il momento più grande, così. Ovvero volete trovare, per esempio, in funzione della variabilità del parametro P, la situazione non migliore, quella peggiore. Quindi se volete, qui nasce l'ambito di ottimizzazione. E noi in genere con ottimizzazione vogliamo trovare sempre una soluzione più bella, no? Di migliore. Invece vogliamo trovare, per esempio, vogliamo esplorare la risposta strutturale rappresentata dal parametro lambda lì. Dobbiamo trovare non soltanto quella più bella, magari potrebbe essere il minimo, ma anche quella più cattiva, più brutta, che potrebbe essere il valore della. Per questo si chiama, questo modo di recuperare si chiama anti-ottimizzazione, cioè trovo una situazione peggiore. Questo è un problema classico per noi ottimisti, no? Noi l'ottimizzazione la facciamo da sempre.
voi avete già fatto il problema di anti-ottimizzazione? L'avete già fatto? Secondo me sì. Secondo me l'avete già fatto. Come avete detto nel corso, io non voglio banalizzare i concetti, le equazioni e la teoria, però quando voi siete padroni del concetto, quando siete padroni del concetto, dopo lo sapete materializzare. No? Lo sapete materializzare. E lo sapete spiegare anche il grido che vi spiega la ghigliottina. Voi avete già anche utilizzato, per esempio, per trovare il momento massimo qui. Avete esplorato la risposta strutturale in questi termini. Quindi l'incertezza è dove sta il carico. Che può stare qui, o qui, o qui, oppure qui e qui, oppure qui e qui, oppure qui e qui, oppure da nessuna parte. Per anche ottimizzare, nel momento in cui si appoggio qui, il carico deve essere risolto. L'incertezza, in questo caso qui non è un'incertezza, è una variabilità nella disposizione del carico. Questo è la configurazione dei parametri di progetto, posizione del carico, che anche ottimizza, ovvero massimizza il momento qua. Alla stessa maniera, se voi volete trovare invece il momento massimo negativo in campata, anche ottimizzate stavolta la variabilità dei carichi, questa qui, e così via. A seconda del parametro che ricercate, lambda, dovete trovare, avete una variabilità nella disposizione dei carichi, stavolta qui il parametro non è disponibile su una linea continua, è una configurazione geometrica, ma questo è un altro problema di ottimizzazione, di anti-ottimizzazione. Ovvero esplorate i carichi per capire qual è il massimo in questo modello. Se volete anche, se voi ci pensate, quando per esempio tracciate anche l'inviluppo dei momenti, quando tracciate l'inviluppo dei momenti, per esempio se disponete il carico solo qui, l'inviluppo parte in questa maniera, dopo considerate il carico anche qua, quindi ottenete configurazione che massimizza il carico, dopo qui per esempio sulla prima campata, oppure quando disponete il carico tanto qua, quindi il momento diventa questo, per esempio voi considerate la sezione di mizzeria e avete trovato la risposta, l'intervallo di risposta, perché il massimo del momento positivo, che è per esempio questa configurazione, e poi il massimo del momento negativo. Quindi qua dentro, quando vi trovate, per esempio sulla prima campata, questo diagramma di sviluppo, fissate l'attenzione su questa sezione, per esempio voi avete trovato quanto è l'intervallo di risposta della vostra sezione, che va a saltare quando il momento più grande negativo e il momento più grande positivo. Avete anche ottimizzato l'intervallo di variabilità dei momenti su questa sezione. E poi l'ho fatto. Quindi trovare per esempio l'inviluppo dei momenti in qualche altra sollecitazione può essere rappresentato in questa maniera qui, con un problema di ottimizzazione. Secondo voi piazzate il carico, il momento, in questo caso qui al posto per lambda avete un momento, una prima sezione, quello che fai per tutto, vi trova funzione della variabilità di un parametro di progetto, trovate la variabilità, un parametro di risposta che può essere associato a uno stato limite. Qui è qualcosa di simile. Rispetto al caso di ottimizzazione usuale, i carichi cambiano, i carichi restano lo stesso e cambia la struttura che diventa in un certo senso ottica. Qui il problema di anti-ottimizzazione, la struttura è fissa, quello che cambia è la posizione dei carichi, dando un parametro del progetto, e in genere viene essere calcolata la risposta strutturale. Allora, quindi qui possiamo trovarci una funzione da massimizzare, che è fondamentalmente l'ampiezza di questo intervallo, quindi quanto è massimo una certa cosa, quanto è minimo, no? Per esempio, in termini generali, se
se voi aveste una qualsiasi trave, non soltanto con questi carti qui che possono essere disposti in qualsiasi modo, ma anche un'altra serie di carri che possono essere distribuiti, concentrati in maniere variabili, con tutte le variabilità che potete avere, quindi questo è un carico che si sposta, si avanza, questo è in questo momento, quello che vi pare, tipicamente potete pensare, se siamo in campo lineare, questa è una cosa che possiamo fare prima di influenza, se è un ponte, c'è un trazionamento, ma pensate anche che magari la risposta sia non lineare, per esempio non vale il principio sorpresa. Qui per esempio quello che c'è da massimizzare può essere questo. Ci sarà in qualche maniera un sviluppo, che potrebbe essere fatto così per esempio, e qui sicuramente va a zero. Però potrebbe essere anche per un qualche motivo, magari un po' d'altra maniera. Ecco qui per esempio quello che c'è da ottimizzare, la funzione da ottimizzare potrebbe essere questa. Per tutto lo sviluppo della struttura, io considerando tutte le possibili posizioni dei carichi, e considerando tutte le possibili risposte strutturali anche in campo non lineare, chiaro che se il campo lineare me la posso cavare con l'influenza, se c'è un portamento non lineare, o ci sono per esempio, non in questo caso qui, ma aspetti geometrici, perché ci sono elementi compressi, ecco per esempio quello che posso utilizzare è quest'area. L'area del diagramma lineare. E chiaramente più è grande quest'area in sviluppo, più vuol dire che ho colto in tutte le sezioni possibili quello che può succedere. Facciamo anche qui un esempio, perché dopo su questa cosa dobbiamo anche chiarirci le idee. Supponiamo di, facciamo un caso anche ancora più semplice, così facciamo proprio un disegnino. Ad esempio, consideriamo semplicemente una trave su due appoggi e poi vogliamo che ci sia un carico distribuito. Allora, il carico distribuito sta qui, il diagramma di momento è questo. Quindi per esempio se considero solo questa configurazione di carico, l'area del mio diagramma di momenti è questa. Se considero anche la possibilità che ci sia il carico anche qui, il diagramma dei momenti è questo. Quindi se considero anche questa possibilità qui, non è tanto l'area più che mi cambia nella prima campata, ma quanto aggiungo tutta quest'area qui. Quindi vedete, se io esploro anche considerando la possibilità che ci sia il carico qui, la mia area di sviluppo aumenta, ho aggiunto per esempio questa. Quindi in generale, se vedo come funziona l'obiettivo, l'area nello sviluppo dei momenti, o per parlare di sviluppo dei tagli, della funzionalità del ponte, più è grande quest'area, più credo di aver calcolato lo sviluppo in maniera più completa, corretta. L'esempio qua è banale, è cretino, però pensate a una struttura complicata, con analisi, con comportamenti non lineari. Se è vero che il campo lineare, sono trovato più campato, quello che volete, semplice, è facile individuare quali sono le posizioni di carico più gravose. Su una struttura più complicata non è così immediato capire dov'è così il peggiore del carico. Allora, ci sono, vi ho lasciato un paio di articoli che ho fatto quando, anni fa ormai, le cose che vi faccio vedere non sono la frontiera dell'ottimizzazione, quindi sono un po' datate, ma sono consolidate, cioè alcune cose non mi ricordo neanche più come l'ho fatto, però sono anche una buona introduzione. Allora, questo, l'articolo che avete visto prima che vi ho mandato, è la ripetizione del fatto che
c'è una variabilità, un valore minimo e massimo di un parametro progetto, la risposta complessiva non è detto che sia data determinata solo da questi due valori, sarebbe altrimenti facile. Se la legame variabile progetto è esposta tra le fosse lineare, il problema sarebbe risolto. Supponiamo che per una certa trave io abbia questi strati limite e sono usuali. Stati limiti di servizio sono limiti sullo stato tensionale del calcestruzzo, stato un limitatore sullo stato tensionale dell'acciaio, se ho il compresso sulla tensione del cavo d'acciaio. Poi chiaramente c'è una limitazione sulle frecce. Qui sono stati limiti di esercizio, no? Avremo un caso di trave del compresso. Stati limiti ultimi sono questi, la formazione ultima del calcestruzzo, non può essere di quella, quella dell'acciaio, per esempio il compresso. E poi alla stessa maniera, questa è la risposta ultima, il carico, devo dire il carico di collasso che rappresenta la risposta complessiva. Questa è la struttura trave più campata con questo tracciato qua del capo, non è particolarmente difficile, è un caso canonico, questa è la famosa trave di Lin, con questi parametri geometrici adesso non mi interessa, saranno fatti. Questo è forse una delle ultime applicazioni su cui ho pubblicato su un codice di calcolo come l'ho fatto io, perché questo era un codice di calcolo che me l'ho fatto quando negli anni 90 avevo più volte da verificare i punti del compresso. Nel tempo degli anni 90 non c'erano codici di calcolo disponibili, il programma era una situazione piana, tridimensionale, già non riuscivo neanche a disegnarlo, quindi era molto. E in particolare è stato modellato con questo modello qui, che è un modello di trave alla Drucker, non a fibre, ma poi abbiamo visto lì, l'impostazione del problema di equilibrio era secante, questa modella qui, e questo per esempio è diciamo l'analisi zero che compare. I risultati sperimentali di questa trave provata, questa trave di Lin, con quello che ottenevo con il mio codice di calcolo. Quindi il risultato è il comportamento non lineare, carico complessivo, il carico Q sulla trave erano presenti due carichi simmetrici e questa è la risposta. Bene? Allora, il problema è questa trave. Adesso si comincia a pensare a livello di incertezza che deve questa struttura. In particolare si possono introdurre ad esempio questi livelli di incertezza, che sono tipicamente incertezza sull'esistenza del conglomerato, sul tipo di acciaio. L'acciaio è nominalmente una certa classe e poi ha una certa variabilità. Ad esempio pensate anche che questa sia una trave esistente, ha dei limiti, possono esserci dei limiti di variabilità, no? Magari voi sul calcestruzzo del stato di provino, qua ha dei limiti di variabilità. E dopo dovete dare l'assesso della struttura della trave esistente. Poi, per esempio, anche una cosa che tipicamente la struttura esistente è difficile da, non è immediata da sapere, è il livello di compressione, cioè quello nominale, poi però magari nel tempo è cambiato, così via. Quindi anche questa è un'incertezza. E poi anche, per esempio, un'incertezza potrebbe essere sull'entità del carico. In funzione di tutte queste incertezze qua, possono essere poi per esempio dei livelli di incertezza notevoli, perché questo vuol dire che ciascuno di questi valori qua, che sono nominali, più nominalmente sono questi, nominalmente sono questi i valori, però potete pensare ad esempio che ci siano delle incertezze a vari livelli, per esempio potrebbero esserci grosse incertezze, vuol dire più o meno 30, vuol dire che c'è una variabilità del 30% rispetto ai valori nominali, oppure un livello un po' inferiore, per esempio il 25%, fino al valore preciso che è non c'è variabilità, oppure c'è poca variabilità, quindi i valori sono più o meno 5%. In questa maniera potete graduare un giudizio turistico, per esempio potete dire, ma le travi esistenti lì da 37 anni non ho proprio idea di cosa ci sia, ci sarà un valore più o meno magari del 30% di incertezza sui valori nominali.
oppure se l'avete appena fatta e controllata la concentrazione è zero, se l'avete fatta l'altro ieri magari sarà 5%. No? Questo è anche un esempio per dire che in funzione della variabilità di incertezza che ci possono essere nei parametri di progetto, vediamo come cambia la risposta. In particolare vediamo come cambiano i moltiplicatori per fare raggiungere gli stati limite o gli esercizi ultimi che abbiamo definito prima. Quindi è un'analisi completa di questa tavola in funzione di certezza. Per avere un'idea di cosa significa che i riflessi hanno l'incertezza, occhio che le incertezze possono avere dei valori, possono portare dei valori più piccoli o più grandi. Per esempio, pensate che l'acciaio abbia resistenza 400 nominale. Può essere negativo, quindi potrebbe essere 400 meno il 30%, oppure 400 più il 30%. Adesso sull'acciaio magari è poco significativo, ma pensate sul calcestruzzo e così via. Quindi le certezze possono essere verità. Può essere, se è negativo, la struttura più scalcagnata di quello che pensate, però magari potrebbe essere migliore di qualche altro numero. È chiaro che non interessa trovare l'intervallo di risposta e tendenzialmente siamo un po' più strafici verso trovare il moltiplicatore minimo, cioè quello che ci fa raggiungere prima lo stato limite. Le incertezze, per esempio, vedete, se voi vedete un livello di incertezza più o meno 30%, rispetto alla curva nominale, che è quella nera che abbiamo visto che è vicina a quella sperimentale, si sfarfalla in questa maniera. Ci sono curve che finiscono prima, però ci sono anche casi positivi. Magari nelle combinazioni di tutte le incertezze avete delle situazioni che sono gravi più forti di quello che pensavate. Se invece l'incertezza è più piccola, 100%, c'è ancora uno sfarfallamento, però più di tutto. Questo è ovvio. Più il livello di incertezza è grande, più la risposta si amplia, meno incertezza c'è, più mi avvicino alla cosa nominale. Vediamo i moltiplicatori che fanno raggiungere gli stati limite. Tutti sono qua. Questo è il quadro completo della risposta strutturale in funzione per i vari livelli di incertezza. Allora, questo è lo stato limite esercizio sul tasso di calcestruzzo, sul tasso di lavoro di calcestruzzo, questo sull'acciaio di precompressione, questo sulla freccia. Questi sono gli stati limite ultimi, raggiungimento delle formazioni ultime del calcestruzzo, l'acciaio, l'acciaio di precompressione, risposta complessiva finale. Quando siamo al livello più alto, questo trattino qua, è la risposta della struttura nominale. Quindi la struttura nominale, lo stato di esercizio, per superamento di un certo tasso di lavoro in calcestruzzo, ha un moltiplicatore che è più o meno 1,8. Quindi quando voi amplificate il carico fino a 1,8, a un certo punto raggiungete questo stato di nominale. Notate chiaramente che se pensate di aumentare il carico, il moltiplicatore del carico è qua, è chiaro che prima raggiungete gli stati limiti di esercizio. Poi, quando continuate ad aumentare il carico, raggiungete gli stati limite ultimi. Quindi questo è coerente. Man mano che aumenta il carico, prima esco dall'esercizio e poi arrivo verso lo stato limite. In questa maniera qui vedete come si sfarfalla la risposta. In particolare, se avete, consideriamo la risposta complessiva che è questa, carico ultimo sopportabile, se la struttura è nominale, ha un moltiplicatore intorno a 4. Se ha un livello di incertezza intorno al 5%, posso avere questo che è un carico, un moltiplicatore del carico, è quasi 5. Però quello peggiore è questo, peggiore in questa maniera. Si abbatte a 3,6. L'incertezza diventa 10%, questa, 15, 20, 25, 30%. L'incertezza al 130%, è vero che posso avere delle soluzioni anche molto più buone, però quello che mi preoccupa è il caso peggiore di questo, rispetto al moltiplicatore che è 4, arriva un moltiplicatore che è 3. In base a questa analisi qui, per esempio, potete subito stabilire, dare un giudizio se la struttura è sicura o non è sicura, perché per esempio se il caso peggiore con l'incertezza al 30% mi basta un moltiplicatore che sia 3,
struttura poteva essere applicata anche in queste circostanze. Qui cosa succede? Qui non c'è mai niente. Questo vuol dire che lo stato limite di esercizio del particolare non si attiva mai. Per esempio, in questo caso qui, il caso di compressione, non raggiunge neanche il caso di lavoro. È un caso particolare. I casi di stati limite sono tanti, no? Non è detto che si attivi, ci sono certi che non sono interessanti. Allora, la risposta strutturale, così, la potete anche, l'abbiamo esplorata, trovando ogni volta, pensando a un livello di incertezza, per esempio il 30%, in un colpo solo con gli algoritmi genetici, con tutta la popolazione, potete pensare ai trapi, mi sono trovato tutta la popolazione, per stato limite ultimo, la più brutta e la più bella trapi. Poi, per stato limite, ad esempio, sulle strutture di probabilità, mi sono trovato la trapi più flessibile, quella più rigida, così, facendo evolvere una popolazione di trapi come abbiamo visto. Se volete, in un certo senso avrei potuto fare anche un altro tipo di esplorazione casuale. Al posto che far evolvere una popolazione di travi scegliendole in maniera genetica, avrei potuto fare una serie di simulazioni a caso, mettendo dei valori che stiano nel range più o meno 30, più o meno 30, con una simulazione che potremmo implementarlo. A parità di valutazioni di travi, cioè questa situazione, come vedete, se io scelgo, guardate per esempio questo è uno stato limite, adesso non so neanche, deve essere il corso di abilità, sempre il quarto. Se io scelgo a caso, entro il range di variabilità, un certo numero di stati, vedete che il risultato che ottengo è più o meno una distribuzione che è simmetrica. Se invece oriento le simulazioni e guido attraverso un algoritmo di simulazione genetica, vedete la distribuzione non è più o meno simmetrica, ma è spostata verso la parte che mi interessa di più, che non è quella del moltiplicatore più grande, è quella del moltiplicatore più piccolo. Quindi io, facendo evolvere la popolazione di travi, individuo sempre le travi che sono per certi versi, individuo qualcuna che è anche molto forte, ma individuo quelle che sono più deboli. Quindi individuo la combinazione di travi, di combinazione di parametri che viene dalle travi. Guardate, le distribuzioni sono, guardate questa casuale più o meno simmetrica. Quindi esploro la cerca, qui no, esploro più quelle che hanno un effetto più. Quindi a parità di simulazioni, di calcoli che faccio, io magari analizzo 1000 travi scegliendo i parametri a caso, i parametri entro la variabilità che ho, quindi penso sempre che è 1000, però quelle 1000 è come se le scegliessi in maniera intelligente, esploro più le situazioni più deboli. Se la trave di Lin può essere un caso più o meno non tanto difficile, questo per esempio è un caso molto interessante. Questo è un ponte progettato negli anni 90 da professor Martinez di Cabrera di Milano, l'analisi strutturale è stata fatta da professor Malera sempre di Milano, e io ho fatto alcune analisi specifiche, ponte in Brasile, sul rio Cuiabá, nel Mato Grosso. Questo è lo schema del ponte, strallato, 157 metri, centrale, campate laterali 70 metri. Ecco, la sezione del ponte di questo è una particolarità ben precisa. È un ponte interamente prefabbricato, nel mezzo del Mato Grosso è difficile stabilire un cantiere con livelli di qualità significativi, quindi tutti i pezzi erano tutti da parte. Era un ponte costruito a Conci, e poi i Conci erano infilati, inannellati da questi che erano cavi di precompressione esterna che impattavano i Conci. No? Questa era aspetto, la vista dall'alto, la pubblica sezione. Una volta fatti i due correnti in questa maniera qui, sopra quindi è posizionato un elemento di destra di questo prefabbricato, no? E quindi la struttura è completamente prefabbricata. Questa è
la sezione del ponte con possibilità delle pile, e questi sono tutti i parametri che con cui pensare ci siano stati dietro, no? Resistenza del conglomerato nel deck, i piloni, eccetera, il conglomerato di freno, c'erano alcune pile che forse le cose erano state gettate in opera. E questa per esempio è la discretizzazione della sezione di impalcato e delle pile. Il problema era considerato come piano, quindi, e se il problema è piano, il problema è questo piano, io posso, le due sezioni sono separate, se riferirà l'asse del deck, però le posso mettere anche vicine, affiancate, perché tanto mi sento il problema piano, ma quello che mi interessa è, diciamo, fuori dal piano non mi interessa niente, quindi posso anche avvicinarle per comunità di calcolo e la presentazione. Due sezioni qua, la stessa cosa faccio sulle antenne, no? Perché due antenne sono così, però se le vedo dall'alto posso mettere due sezioni vicine. Quindi questa è la discretizzazione. Questa qui, per esempio, era la mia interfaccia in Basic nel mio programma Fortran, no? Che in particolare vedete le crocette erano tutte le... ogni crocetta è una barra termatica. Poi ci sono questi puntini qua, questi puntini di Gauss, di integrazione sul generico. Questo è il generico comportamento, per esempio il dominio di resistenza, sopra è per il deck, sotto per l'antenne, ed ecco come cresce del carico. Punti rappresentativi delle sollecitazioni M ed N sull'antenna e sull'impalcato si muovono. No, questa è una rappresentazione usuale, vedete inizialmente i punti sono vicini all'origine e poi man mano che aumentate il carico i punti si spostano per a un certo punto uscire dal dominio di resistenza. No, come abbiamo visto le due tante tecniche con me, non c'è questo. Qui ci sono delle un po' particolare, perché se voi avete analizzato ponti strallati sospesi, sapete che ci sono alcune considerazioni, alcuni meccanismi un po' particolari. Allora, per esempio, questa situazione qui col carico che è stata incampata, questa rappresentazione qua, in cui vedete è magnifica l'altezza del deck, non è così alto, no? Chiaramente. Ma anche l'antenna non è così larga. Oltre a questo, spessore sono questi. Solo che per vedere, cioè nell'antenna devo ingrandire questa altezza qui, in modo tale che vedo, questa qui in nero per esempio, è la parzializzazione progressiva dell'antenna. L'antenna è essenzialmente compressa, però man mano che cresce il carico l'antenna si curva, questa parte ha un momento positivo, questo diventa un momento positivo e si parzializza. Alla stessa maniera questa è una rappresentazione sul deck di quando i conci, che sono precompressi, quindi impaccati uno sull'altro, però al crescere il carico a un certo punto i conci si staccano, no? Si staccano in maniera, se volete, si pone la fessura in maniera rigida. E questo è un andamento della fessurazione tra i conci, quando i conci inizialmente dovrebbero essere, sono collegati, dopo man mano si aprono, no? A crescere il carico. Questa è qua sotto anche un altro aspetto interessante. Qui per esempio si vede un po' poco, ma per me era già un risultato notevole fare, avere una qualche rappresentazione così. Qui vedete sugli stralli c'è questo simmetrico un po' più grosso, no? Vedete? Quello lì vuol dire che quello strallo lì, nel crescere del carico, è entrato in bando, cioè non è più un elemento teso, ma diventa un elemento potenzialmente ancora della cella compressione, quindi non è più. Per esempio, uno stato limite particolare nei ponti sospesi e strallate, quando gli stralli
appendini dovrebbero essere tesi, dopo invece per come si deforma la struttura entrano, non sono più tesi, quindi la posso per allungarsi, si accorciano, quindi non sono più. Allora, gli stati limite sono questi, più o meno il testo del cemento armato del compresso, prima. 1, 2, 3, 4 sono come quelli di prima, poi ce ne sono alcuni un po' più particolari, per esempio il 6 è uno stato limite sull'apertura dei giunti del codice. Quando l'apertura del giunto è diventata un terzo dell'area di tutto il calcestruzzo, vuol dire che l'apertura del giunto è significativa, quindi è stato raggiunto una cosa che in esercizio non va bene. È uno stato limite, l'area fessurata nel giunto o aperta è, deve essere minore o uguale di un terzo dell'area di tutto il giunto. Quindi quando si apre di un terzo, vuol dire che lì ho raggiunto uno stato limite di esercizio. È come se ci fosse una fessurazione già deformata che si è sviluppata. No? Per esempio, qui sono stati limiti ultimi, poi un altro stato limite ultimo è questo, dei capi soltanto, quando la deformazione diventa una compressione, il capo lo strato è in banda, quindi per me è molto. I moltiplicatori per queste condizioni di carico sono questi. No. Quindi per esempio se stiamo allo stato limite ultimo, abbiamo dei moltiplicatori più o meno intorno al, per la parte intorno a 5, ce ne sono alcune che sono 2, 3, 1, 7, 1, 6. Quindi questo è il quadro per la struttura nominale. Adesso ci sono le incertezze. Le incertezze sono tutte le resistenze dei singoli conci. Siccome i singoli conci sono fatti in maniera separata, potrebbero avere resistenze differenti. Poi nel tiro, in compressione dei cavi, gli stralli e poi due piazzate. Le incertezze e la risposta complessiva è questa. Queste, se io faccio variare tutte le incertezze in maniera casuale, il campione in maniera casuale, la risposta. Questo invece se le simulazioni le guido con l'intelligenza del codice elettrici. E fino a qua non è che si vede tanta differenza, ma proviamo a comparare. Avete una certa incertezza su tutti quei parametri. Queste sono le incertezze che ottenete sul moltiplicatore dei vari stati limite, non ci interessa contare da sopra. Sopra se provate a caso, esplorate a caso la risposta strutturale, sotto se governate le simulazioni ottimizzandole in modo da trovare le cose peggiori. Anche qui non è facile confrontare, però facciamo così. Guardiamo stato limite per stato limite. Questa barra gialla è la variabilità che io ho ottenuto governando la simulazione per la vettrice elettrici. Questa barra gialla, la vettrice elettrici, mi ha trovato questa è stata il peggiore, questo è stato il limite ultimo e questa è il migliore. La stessa barra gialla la riporto su. Invece, facendo a caso le simulazioni, questo è il caso peggiore che ho trovato. Non è quello peggiore più peggiore, il peggiore più peggiore è questo. Il caso migliore è questo, rispetto a questo qui, però a me quello che interessa in questo caso è la combinazione peggiore, la combinazione che mi dà, la combinazione delle incertezze e della gravità che mi dà la risposta peggiore. Quindi vedete che qui, tra l'arbitro geometrico, ho trovato una cosa peggiore di questa. Questo è il moltiplicatore. Basso che ho trovato facendo a caso, esplorando a caso la risposta strutturale, questa considero ottimizzazione, tanto ottimizzazione per la vettrice elettrica. Vediamo un secondo caso. Questo è il range di variabilità che trovo sul secondo stato limite ultimo, te lo riporto sopra, vedete, ancora una volta, facendo le cose a caso, non ho trovato niente. Questo è il terzo. Vedete, facendo le cose a casa, addirittura in questo caso qui, nel stato limite 3, qui ho individuato queste risposte qui solamente, qui invece ho trovato questa variabilità. Quindi questo lo presento come totalmente sbagliato. Nel caso di uno stato limite 3, non so quale sia l'interesse, non sono riuscito a trovare niente.
nei 1000 casi che ho fatto a caso, delle 1000 analisi che ho fatto a caso, nelle 1000 analisi, sempre a parità di numero, l'ho fatto in maniera intelligente, secondo la condizione che c'è. Questo è un altro caso, vedete anche qui, questo era il minimo che ho trovato, facendo le cose a caso, questo è il minimo che ho trovato, organizzato le simulazioni in maniera genetica. Questa è un'altra situazione, no? Qui addirittura, per esempio, ho forse trovato anche qualcosa di ottimo, di meglio di questo, però non mi interessa perché non è interessante la cosa peggiore. E così. Quindi vedete, in questa maniera qui ho esplorato la posizione del carico, poi la resistenza, come varia la resistenza del calcestruzzo, dell'acciaio, quant'altro, il tiro nei cavi, per trovare la risposta è difficile, perché sono quelle delimitate dalle varie celle. Ho trovato, in funzione di una certa variabilità, quali sono le cose peggiori. Per esempio, se considero il fatto che il mio moltiplicatore del calcio deve essere tendenzialmente maggiore di 1,5, vedete, forse l'unico che magari mi salta fuori, se volete, è quello che è critico, perché sotto 1,5 questo è il 6. Perché se voi guardate qua dal disegno, forse il più piccolo, questo è 1,5. Adesso non mi ricordo cos'è questo, forse non lo considero. Ma per esempio questo è uno dei più bassi. Questo potrebbe essere un po' più grande. Questo qui, per esempio, uno di quelli critici è l'apertura del giunto, che è un concerato. Mentre gli altri sono più tranquilli, per esempio, 2,4, sopra 3, quindi non è semplice. Quindi questo è un modo di esplorare la cosa strutturale per trovare la cosa peggiore. Vi faccio velocemente un altro caso. Guardiamo soltanto il risultato. Questo è un ponte che non abbiamo già visto. Pensate, per esempio, in questa struttura qui, trovare la configurazione dei casi che vi dà la situazione peggiore, in termini di probabilità verticale, trasversale, dipendenza. Qui la situazione non è tanto semplice, perché la struttura, essendo sostenuta la cava, ha un comportamento non lineare geometrico. Allora, a parte tutte le analisi che abbiamo già visto, ci sarà un sistema di carichi che è questo, carichi premi, traffico leggero, traffico pesante, vento, sulla struttura, che in generale la configurazione di carico generico è questa. Potete avere delle corsie, delle strisce di carico sulla vettura d'aria qua, sull'altro carico, assolutamente indipendenti perché il traffico non lo governate. Poi ci può essere un treno posizionato come volete. No. Il treno è tipicamente un treno da costare qualcosa, quindi sapete la lunghezza, però non sapete dove posizionare. Allo stesso tempo non sapete il vento dove è posizionato. Il vento può essere su una lunghezza di 3 km, non è un vento che sia costante, ci possa essere delle rapide localizzate verso l'altro, e ci può essere il vento più o meno distribuito da punti. Trovatevi di sviluppo, per esempio di formate in questo caso. Non è immediato. Il problema è avere novità perché è sostenuto da capo. I carichi già possono essere assolutamente indipendenti, sono quattro stese di carico stradale più una di traffico ferroviario e poi c'è il vento che può essere posizionato. La cosa non è semplice. Allora, codifica il carico, qui c'è questo aspetto genetico, ecco, vedete, come abbiamo visto ieri, ci sono delle parti che sono scorporate, sviluppate da un codice commerciale, in questo caso qui era la linea, poi c'è una parte di ottimizzazione che ho fatto con un software a parte che ha fatto un processo di Fortran e vengono fatte le analisi. Per esempio, questa qui è l'equivalente della disposizione dei carichi quando prima abbiamo
anche ottimizzato il momento. Per anche ottimizzare il momento qua abbiamo dovuto integrare tutto. Questa è la disposizione dei carichi. Questi sono i carichi ferroviari, questi sono i carichi stradali, quindi le stese come sono disposte. Questa è la luce del ponte, qui sono tutte le varie simulazioni in fila, tutte le simulazioni, come se ci fossero tanti ponti affiancati. Questo è come è disposto inizialmente il carico stradale, a caso. Questo è come è disposto, cioè questo è disposto il carico stradale a caso, questo è come è disposto il carico ferroviario a caso. Dopo l'altra ottimizzazione, alla fine di tutto il percorso, se prima non sapevo dove era posizionato il carico, mi rendo conto che, per esempio, i carichi ferroviari sono disposti così, così. Il carico stradale è disposto così. Supponete che stiamo parlando, ad esempio, di comportamento del carico. Cosa notate? Volete di avere due carichi, questo è il treno, questo è il carico stradale. Il treno è molto più pesante, 7, 8, 10 volte del carico stradale. Vogliamo e dobbiamo ottimizzare, anche ottimizzare il momento qui. Allora, all'inizio disponiamo carichi con chi capita, allora magari carico ferroviario siamo qui, ma magari carico ferroviario siamo qua, carico stradale lo teniamo magari qui, e così. Alla fine dell'ottimizzazione ci rendiamo conto, quindi all'inizio la disposizione è casuale in un caso, alla fine dell'ottimizzazione invece notiamo questo, i carichi stradali stanno o qui, scusate, i carichi ferroviari stanno o qui. Quindi assumo una configurazione ben precisa. Per esempio, casualmente ho messo il carico ferroviario dove volevo, dopo una fine trovo che tutte le configurazioni hanno ad esempio la configurazione di carico posizionata qua. L'altro invece è più o meno a caso. Quindi magari qui, magari qua, oppure magari alla fine. Quello che noto è questo. Che il carico stradale sia posizionato in una maniera dell'altra non conta nulla. Perché è così piccolo che posso piazzare più o meno due volte. Tanto un'influenza pesante di un'influenza. Il carico ferroviario è posizionato qui o qui. Quindi assume delle configurazioni ben precise perché è un carico che se posiziono in certe posizioni mi dà l'effetto massimo. Quello stradale non c'è niente. Quindi vedete qua in questo momento qua ho anche capito che il carico ferroviario è molto più importante che il carico stradale e per esempio nel caso del ponte sospeso è chiaro che per esempio per avere la deformabilità massima ce l'ho quando il carico è posizionato in posizioni anche simmetriche. O così, oppure quell'altro specchiato. Perché quando il carico è posizionato invece in mezzeria, simmetrico, quella è una configurazione che è tutto sommato meno deformabile di quando il carico è spesso. Esattamente se volete, come sui ponti ad arco. Il ponte ad arco, quando è caricato simmetricamente, è molto più resistente rispetto a quando è molto più rigido rispetto a quando l'ho caricato in forma non simmetrica. O il carico solo qui oppure soltanto quindi per i ponti sospesi per i ponti ad arco le configurazioni più pericolose e più deformate sono quando i carichi sono posizionati da una parte o dall'altra quando invece il carico è simmetrico quello è una situazione che è un po' più deformabile scusa questo era sì
Questa analisi ovviamente è in statica. Valutare l'effetto in dinamico, ovvero delle frequenze che in qualche modo possono andare anche in risonanza al ponte, come si estende questa allora, analisi? Ovviamente nei lunghi anni in cui ho fatto analisi di questo ponte, ho fatto anche le analisi in transitorio e dopo magari io tiro fuori un filmato. Qui il problema nel suo complesso, è un problema fondamentalmente di runability. Il problema di runability è legato a questo aspetto qua. E gli effetti dinamici che dovete considerare sono questi. Questo qui è il ponte bidimensionale. Una delle cose che dovete pensare, mentre questa analisi qui è fatta in campo statico, una delle cose che ho notato è che il campo statico, per esempio, se parliamo di probabilità, quello che conta di più è il treno. Quindi la parte di traffico, per esempio, la potete trascurare. Poi, se volete fare l'analisi completa di runability, dovete considerare questi aspetti qua. Allora, se voi considerate, se prendete un collega trasporti, quella che i trasporti sta che il vagone ferroviario è attaccato a delle molle, ammortizzatori, qua sopra ci sono i carrelli. Allora, per una carrozza ferroviaria uno dei problemi grossi è l'accelerazione che ho nella cassa, nella carrozza. Perché ci sia un comfort nella carrozza, l'accelerazione deve essere limitata a una certa frazione, accelerazione di gravità, quindi i passeggeri stanno male. Poi se si supera questo valore qua, che è un carico di esercizi, ci può essere anche il pericolo di sdraiamento. Però per la runability del ponte, in termini di un vagone passeggeri, l'accelerazione massima che subisce la cassa della carrozza deve essere limitata, non a certa frazione. Bene? Se volete, in prima battuta, potete anche dire, anche se ci sono gli ammortizzatori, che dovete limitare l'accelerazione al ponte verticale, nel parcato. In qualche maniera è un po' più semplice. Allora, quello che dovete fare è simulare il passaggio del treno sul ponte, seguendolo da quando entra nel ponte fino a quando esce. Poi, se volete fare la runability completa, dovete anche pensare che ci sia anche l'altro treno. In generale, un treno entra, a un certo punto, quando è qui, quello nel senso opposto entra dall'altra parte. Potete pensare che ci siano concomitanze specifiche, no? In generale un treno passa quando gli pare e l'altro lo incrocia quando gli pare. Quindi questo è il carico viaggiante del treno. Poi l'aspetto anche significativo non è tanto quando i treni passano in una maniera o nell'altra, ci sono dei modi per simulare il passaggio questi veicoli sul carico mobile che passa a una certa velocità. Qui dovete anche pensare se il treno passa 50 km all'ora, 80 km all'ora, 130 km all'ora e così via. Poi l'altro aspetto che è pesante è anche questo, non è che i treni passano sul vento, sul ponte senza vento. C'è anche un campo di velocità di vento. Allora, se la struttura è piccola, può assumere che vengo sia costante sul sviluppo della struttura. Se il ponte è lungo 3 km ci saranno delle rapide, quindi c'è una variabilità spaziale, magari qui a questo punto ho la velocità massima e poi magari c'è una un po' più piccola, poi un po' più grande, una variabilità del vento e questo. Quindi il vento è un campo stocastico che ha una coerenza spaziale in un certo senso. Oltretutto questo campo qui chiaramente va a errore. Quindi dovete integrare un problema dinamico. Materiale normalmente lo potete considerare lineare, se si plasticizza vuol dire che già siete fuori dall'esercizio. Il problema è dinamico, non lineare perché c'è un'interpretabile, in cui ci sono per ogni nodo del vostro ponte assegnato una storia temporale di vento con una certa coerenza spaziale. Quindi questa è la
è il profilo del vento all'istante adesso, passano 5 minuti, la raffica, se ci sono stato così, magari è grossa, e poi oltre a questo lo dovete accoppiare col passaggio del vento, e l'altro carico variabile. Il treno è visto qua, non c'è questa raffica, a 2 minuti è qua, e la raffica. È un po', diciamo, un po' complicato, però si può simulare anche abbastanza agevolmente. Non voglio fare troppo testo su questo, però per esempio qui, quello che è significativo, che sono anche cose che per esempio uno può anche pensare, chiaro che il treno pesa un po' di più del carico ferroviario, del carico stradale, però quello che è significativo è che dopo in automatico trovate l'inviluppo tutto il ponte dello spostamento verticale, ed è questo. Come vedete, l'abbassamento massimo non sia nel ponte di batteria, ma più o meno spostato da una parte o dall'altra, come abbiamo visto in prima. Questa è la pendenza trasversale quando ruota il backup del ponte. Questa è la pendenza longitudinale, che il ponte si deforma. Queste sono le posizioni dei carichi, vediamo certe configurazioni, e vedete anche qui in fondo che per esempio per quanto riguarda il comportamento verticale, il carico stradale, anche il vento non cambia niente. E poi ci vedete che fuori dei numeri, per esempio se considerate lo spostamento verticale verso il basso, il carico ferroviario punta per il 62%, il carico stradale per il 37%, il vento 1%, il carico vuoto. Pendenza longitudinale massima. Qui strada, carico ferroviario stradale sono meno influenti, il vento conta al 9%. Quindi riuscite a capire sia l'importanza relativa dei carichi e anche dove disporre i carichi nella rappresentazione maggiore. È un modo non convenzionale di esplorare, fare tante analisi non alla cieca, secondo un criterio di ottimizzazione, poi trovi la situazione peggiore in una forma quasi automatica. Perché altrimenti non sapete su questa struttura lì dove posizionare il carico. Ci sono alcune indicazioni, più o meno sono anche plausibili, ma non riuscite a capire, oltretutto non sapete. Per esempio, provatevi l'inviluppo della pendenza longitudinale del ponte in funzione dei carichi di gradiente. Questo è l'inviluppo. Non è immediato, qualche analisi la dovete fare. E dovete cominciare a pensare dove posizionare il carico stradale, quello ferroviario, le corsie, il vento. Questo è un certo evento, ma questo è di più. Intanto vi faccio tra altre cose, per esempio, l'abbassamento verticale di questo ponte, tanto per avere un'idea, 7 metri sono quelli che si sono. Va bene, con questo uso non tradizionale, usual esempio di ottimizzazione con gli algoritmi genetici, abbiamo chiuso questa parte qui e vorrei passare ai livelli di ottimizzazione che abbiamo cominciato. Allora, vi ricordo che i livelli di ottimizzazione che abbiamo già visto più volte sono queste tre scale di tre: dimensionamento delle sezioni, ottimizzazione della forma, topologia. Oggi abbiamo visto all'inizio un caso di topologia, adesso vediamo gli altri. Ci sono altre parti che abbiamo già visto ieri. Ottimizzazione della forma. Fondamentalmente abbiamo due possibilità di ottimizzazione della sezione. Fondamentalmente abbiamo due possibilità. La sezione geometrica può essere parametrizzata, come in questo caso qui. Oppure la sezione può essere ottimizzata in una forma che non ha una rappresentazione parametrica semplice. Cioè, la forma qui presente in queste sezioni qui non è una figura regolare, mentre nell'altro caso può essere un cerchio che diventa più grande, più piccolo, un rettangolo, qualcosa del genere. Quindi c'è questa differenza. Allora, il modo per ottimizzare la sezione fosse più efficiente, utilizzata al giorno d'oggi,
per intenderci, chi di voi sa usare SAP 2000? In SAP 2000 c'è l'ottimizzazione, c'è il sizing. C'è il sizing. Quindi l'ottimizzazione più semplice, che è implementata anche nei codici commerciali più comuni. Quindi per esempio l'ottimizzazione della sezione viene fatta in una maniera che introduce dei cosiddetti criteri di ottimalità. Cioè non viene introdotta una funzione obiettivo di questo risolto, ma viene introdotto un modo di modificare successivamente la sezione in modo tale da renderla adeguata allo stato di sforzo che c'è sulla sezione. Questo è un po' come facciamo noi a mano quando magari per dimensionare una trave, insomma, uno studio tecnico, cambiamo la sezione in maniera successiva per renderla per soddisfare le due criteri di esistenza. Il tema di ottimità è una buona storia, sono partiti stati prodotti negli anni 60 anche da personaggi famosi come Braga, che è il criterio di Braga, e poi sono stati utilizzati molto dagli americani negli anni 60 da una certa. E in particolare il modo più semplice per operare è quello di usare il criterio di ottimalità che viene detto stress design. Allora, supponiamo, tra l'altro quello che c'è implementato nel SAP per esempio, supponiamo di considerare un caso molto semplice di sezione, come può essere la sezione rettangolare. Allora, supponiamo di avere una sezione iniziale, l'altezza da 0 di base di 0, che può essere o ingrandita o ristretta in maniera cromatica. Quindi secondo un unico coefficiente di amplificazione o di colorazione che è alfa. Se alfa vale 1, ho la situazione di partenza. Se alfa diventa più grande di 1 nel corso dell'iterazione, la situazione è necessaria per essere più grossa. Se alfa diventa più piccola, vuol dire che la situazione può essere fatta. Dico subito il chiarimento dal punto di vista ingegneristico, ci saranno delle limitazioni di alfa. Per esempio, una sezione sul concetto alfa potrà essere fatta magari costruttivamente. E magari ci potrebbero essere delle limitazioni anche sull'alfa troppo grande, una sezione troppo grande non può essere costruttivamente realizzata. Allora, se considero questa variabilità qui, il comportamento statico della mia sezione è governato per quanto riguarda la sezione assiale dalla alfa, per quanto riguarda la parte funzionale dal modulo di resistenza. Se la sezione varia in forma omotetica, l'area varia come il quadrato dell'area iniziale, e invece il modulo di resistenza, la sezione varia come il cubo del mio modulo di resistenza iniziale. Queste formule vi sono chiare? Se io cambio l'area, la mia area diventa a un certo punto differata, che è quindi alfa di 0 per alfa per h0, l'area complessiva diventa alfa quadrato di h0, quindi diventa alfa quadrato di h0. Il modulo di resistenza dice se b è alfa per b0 al quadrato e h è alfa per h0 al quadrato, qui ho un alfa che mi esce da questo, da questa parte mi esce un alfa quadrato, quindi alfa per alfa quadrato. Quindi in funzione di questo valore qui alfa, che mi rappresenta di quanto si allarga o di quanto si contrae la mia sezione, il mio modulo, la mia area rispetto all'area iniziale varia come il quadrato. Il mio modulo di resistenza, flessione, varia come il cubo della resistenza iniziale. Bene, se considero un problema piano, posso farmi le verifiche con la formula binomia. Qui come vedete, superiore avrò n maggiore meno al momento sotto. Guardate, per essere, so che questo forse è una cosa quasi anche di scienza delle costruzioni, però magari ci prendiamo un minuto per vederla.
io ho una sezione rettangolare e a un certo momento la base B uguale a alfa con 0 e ho l'altezza A uguale a alfa con 0, questa sezione qui ho questa sezione assiale qua, in questo momento presente qui, è chiaro che ho una sigma n di frazione, fatto così, che vale n diviso a, ovvero n diviso alfa quadrato per con 0. Perché se la sezione è questa, l'area di sezione è chi tratta, ovvero alfa di con 0 per alfa con 0 uguale alfa quadrato di con 0 alfa con 0, e questa è l'area della sezione di partenza. Viceversa, il modulo di resistenza è B per alfa quadrato sesti, come B è alfa di con 0, H è alfa con 0 quadrato più 6, io ho alfa al cubo di 0 con 0 quadrato più 6 e di 0 quadrato 6 è il modulo di incidenza della sezione nominale di partenza. Se la sezione nominale è questa, qui con 0, quindi se alfa diventa più grande, l'area varia così, il modulo di resistenza varia questo. Allora in questo momento qui la sigma è questa, n diviso al quadrato con 0, a cui devo sommare il diagramma farfalla questo sigma con m sopra è di compressione, quindi si sottrae la frazione. Questa è la compressione a cui sottraggo la frazione. Questa è la frazione che sottrago la compressione del momento, della farfalla del momento. Sotto invece, questa trazione si somma con la trazione della farfalla sotto, quindi diventa. Se faccio tutti i passaggi, questo è il momento diviso il doppio, questo è più un momento diviso il doppio. Alla fine si riordina l'espressione. Posso normalizzare, per esempio, n0 può essere n0 può essere n diviso con 0, m0 può essere n diviso con 0. Quindi mi resta questa espressione qua, semplice. O questa è la sigma nella fibra superiore, questa è la sigma nella fibra inferiore, quando azione assiale il momento, se il momento è positivo, comprime le fibre sopra, questo si sottrae la frazione. Viceversa, mi tende il fibre sotto, la trazione si somma a quella n. Allora, mi sono ricavato in funzione di alfa, in funzione di m, di n, che ho ancora sezione, la sigma della fibra superiore, la sigma della fibra inferiore. Devo fare le verifiche sul stato tensionale, quindi sul limite. Quindi, per esempio, devo limitare la sigma di compressione a un valore sigma meno. La sigma di trazione è un altro valore. In generale i due valori di sigma, i limiti a compressione e trazione del materiale, possono essere differenti. La mia sigma della fibra sopra, che ha questa espressione, deve essere limitata sopra un valore compressione e sotto un valore trazione. La mia sigma della fibra inferiore deve essere limitata a compressione. Se il materiale ha un comportamento simmetrico come l'acciaio normalmente trazione e compressione, questi due valori sono uguali. Questo è 200 MPa e questo è meno 200 MPa. Se però voglio tenere conto che magari il materiale funziona meglio a trazione rispetto a compressione, oppure per esempio posso considerare in maniera implicita che a compressione nel mio elemento ci possa essere instabilità,
valore a trazione che ho nell'acciaio, lo posso abbattere o limitare a una certa frazione a compressione. In questa maniera, con un'implicita, tengo conto che la compressione può essere peggiore per l'acciaio, però ci può essere anche più non stabilità. C'è un modo per limitare, introdurre in maniera indiretta la verifica di quella di stabilità. Come vedete, ho quattro disuguaglianze. Sopra la fibra superiore devo limitare la compressione e la trazione. In teoria non so se la fibra sopra è compressa o tesa, però dipende da n da m, no? Le formule che ho ricavato sono fatte pensando che la n sia di trazione e l'm tende alla fibra sopra, però non so dopo in generale come si trova. E poi le altre due limitazioni sono la fibra inferiore e la trazione. Ho quattro disuguaglianze da rispettare, ovvero quando sono al limite dello sfruttamento del materiale ho quattro uguaglianze. Queste quattro uguaglianze, pressione è, se posso moltiplicare tutto per alfa con un numero diverso da zero, sicuramente ottengo quattro equazioni al limite, queste quattro disuguaglianze in alfa. L'equazione cubica, però so già che due soluzioni della cubica saranno complesse e coniugate, quindi non hanno senso fisico. Me ne resta solo una, che è quella fisica di interesse. Allora, da queste quattro equazioni qua, io ottengo quattro valori di alfa. Vi ripeto, queste quattro equazioni nascono da queste considerazioni qui, ho fatto a mano. Allora, per la fibra superiore, quella che sta qui, io posso avere compressione, ed è questo caso, deve essere limitato a questo valore qua. Oppure è vero, posso avere trazione in cui al limite ho questo. Per la fibra sotto, di nuovo, posso avere due casi dove non so, la compressione o la trazione. Questa è la compressione, questa è la trazione. Quindi ho quattro condizioni che al limite possono essere soddisfatte. Da queste quattro equazioni ottengo queste quattro incognite. Per soddisfare questa ho bisogno di un certo alfa. Per soddisfare questo ho bisogno di un certo alfa, per soddisfare questa ho bisogno di un altro alfa, per soddisfare questo ho bisogno di un altro alfa. La mia sezione, al passo successivo, la devo modificare in base alla più restrittiva di queste sezioni, che è quella che mi prescrive l'alfa. Queste quattro condizioni qua ce ne sarà una che è la più pregnante, che è quella che mi richiede l'alfa più grosso, no? Che è quella più limitante. Perché tutte queste qua, supponiamo che sia questa qui è quella che mi dice, guarda, la tua sezione la devi ingrandire di questo alfa. No? Quindi di questi quattro moltiplicatori, la sezione si sceglie quello più giusto. Questi qui ce ne sarà uno che richiede la sezione più grossa, queste quattro condizioni ce ne sarà uno che richiede la sezione più grossa, non so se è trazione o compressione sopra o sotto, quella è la situazione che è di progetto, limitante, io scelgo il massimo di questi moltiplicatori, no? Che è normale, perché pensate che per questa sezione qua ci sia una condizione che richiede un alfa 1. Secondo la prima condizione limitante potete ridurre del 20% la sezione. Secondo la seconda condizione limitante potete ridurre la sezione del 93%. Secondo la terza potete ridurre la sezione al 70%. Secondo la quarta sezione potete ridurre la sezione al 56%. Di quanto potete ridurre la sezione? Se la riducete al 0,56% le altre non sono soddisfatte. Se la riducete al 70% queste non sono soddisfatte. Se la riducete al 93% queste sono soddisfatte. Quando voi riducete al 93% nelle altre tre casi avete le situazioni sono esuberanti. Nella stessa maniera, se posto con un valore minore di 1 avete un valore più grande, potete ingrandire la sezione al 56%. Le altre tre dicono che si può ridurre la sezione, non interessa niente, questa è quella vincolante, vuol dire che
la sezione tigre inferiore a frazione, troppo sollecitata, deve essere ingrandita del 56%. Se fate questo per tutte le sezioni, per esempio anche magari potete anche pensare come discretizzare il problema, potete ottenere queste forme qui più o meno. Per esempio, questo è un sizing, un esempio semplice. Sopra tutta la trave Virendel appoggiata agli estremi, una trave Virendel a 8 campate, a 8 bay. All'inizio è dimensionata in maniera omogenea, sotto vedete il sizing che è fatto elemento per elemento, vedete che la sezione ingrandisce questa parte. Se la condizione di vincolo è l'opposto, il sizing cambia. Questo modo di operare per le sezioni rettangolari l'abbiamo visto da delle equazioni molto semplici, però se funzionasse solo per le sezioni quadrate o rettangolari, questo si può fare per qualsiasi sezione commerciale. Quindi per esempio per le sezioni industriali come queste potete trovare delle interpolazioni che vi dicono come vale il modulo di rigidezza, il modulo di resistenza e l'area in funzione per esempio per l'HID, in funzione per esempio di H. Quindi potete parametrizzare il W e l'area in questa espressione interpolatoria in funzione. Questo per la IPE, per l'HIV, poi potete farlo anche per la IPE, in queste due maniere qui. Le formule sono più o meno complicate, quello che ottenete sarà sempre un'espressione non così, non cubica così semplice come prima, sarà più complicata. Vi trovate le quattro verifiche sulle fibre sopra e sotto. Anche qui la formula è un po' più complicata, non c'è un'equazione cubica con una radice sul campo reale più complessa coniugata, devi usare un algoritmo numerico. Dalle quattro condizioni di carico, compressione e trazione sopra, compressione e trazione sotto, avete quattro moltiplicatori della vostra sezione, ci sono ad esempio semplicemente l'altezza della vostra sezione, trovate il massimo e quella della sezione della vostra. Poi l'aspetto anche significativo, per esempio se considerate l'HIB, per esempio vi può venire fuori dalla vostra risoluzione che l'HIB giusta è per esempio 73 cm. Allora, l'HIB 730 non esiste. Quindi il passo successivo sarà scegliere la sezione che sia commercialmente reale. Quindi scegliete la sezione appena sotto. Quindi scegliete la PB 860. C'è questo passaggio qui, le sezioni commerciali sostanzialmente non hanno una continuità alla distribuzione, questa è un'interpolazione continua, voi vi dite un numero, scegliete il profilo appena. Che è quello che fate esattamente a mano. Vi viene fuori una certa sezione, scegliete solo il profilo che esiste e poi posso. Poi potete anche, oltre a fare full stress design sul momento presente dell'azione assiale, fatto questo potete fare lo stesso test sul taglio. E per esempio se voi avete scelto quanto riguarda il momento presente dell'azione assiale di una certa IPE, per esempio questa, e dopo verificata sul taglio siete a posto. O altrimenti dovete scegliere un profilo successivo che può essere l'angolo di 300. Poi potete innescare anche la verifica sull'instabilità e qui magari potete scegliere o dovete scegliere un altro. Se invece per esempio la cosa del dimensionamento più limitante preso sul momento pretente di azione assiale, il tenente di 360, che verifica anche il taglio, non vi dà problemi. Potete concatenare successivamente le verifiche, che è esattamente mimare in forma automatica quello che voi fate. Andiamo un esempio, questo è un edificio, non è che sia una cosa particolarmente complicata, questa è la pianta del nostro edificio più o meno strano, no? Questo è il modello complessivo, saranno una ventina di piani, questo è per esempio il Salvo 2000.
vede che ci sono una certa serie di pareti di concorrenza, quelli estremi, vediamo la pianta di nuovo, in qui ci sono i controventi, da parte ci sono i controventi di piano, l'orditura del trago, questa è la pianta dei pali di fondazione, la platea con tutti i pali di fondazione in corrispondenza delle colonne. Chiaro che dopo anche il full stress design deve essere fatto, anche essere impostato ed è impostato nel quadro documentale con un corazzoncino. Perché qui, per esempio, se pensate, questa è una struttura non particolarmente complicata, avrà quante aste di ghiaccio, no? Più o meno se non so quante, non è che ogni asta ha la sua sezione particolare, sennò diventa un casino, diventa serie di pezzi. Quindi ci sarà una certa strategia, una certa anche rastrenazione, considerando che dopo è vero che posso risparmiare sul peso se ogni sezione è proprio completamente stressata, se però dopo devo fare tutte le saldature per ripristinare la continuità, la diventa pesante. E quindi c'è una certa rastrenazione, considerando anche il fatto che il pezzo commerciale lo posso avere fino a 15 metri, 15 metri, quindi per esempio. È chiaro che qui avrò delle colonne che saranno, dovrebbero essere dimensionate per il stress design, quindi cercando di avvicinarmi al limite del limite tensionale che ho, posso avere in acciaio. Però per esempio vedete, se qui sono i miei piani, per esempio posso selezionare, posso indicare che la colonna che va da qui, cioè tutti gli elementi che appartengono alla colonna che vanno da qui, quindi questo elemento fino qua, abbiano comunque la stessa sezione. È chiaro che di queste sezioni ce ne sarà, di questi elementi qua, che hanno infinite sezioni, ce sarà una, questa, oppure questa, che è tendenzialmente completamente sfruttata. Le altre sono sovradimensionate, quindi per un certo verso spreco acciaio. Però anche è vero che pago più acciaio, mi costa di meno che fare dopo l'impresa, che prendo tutte le collegamenti. Quindi per esempio, dato l'organismo strutturale, io già segmento il sistema dicendo qua sull'altezza delle mie, del mio edificio, considerando che posso avere dei profilati lunghi fino a 12 metri, 15 metri questo lato, per esempio ogni 4 piani cambio sezione sulle colonne, altrimenti ne tengo qua. Quindi per 4 piani cambio la colonna. Da 4-4 piani sarà strema ancora, da 4-4 piani cambia 4-5 piani secondo. Quindi organizzo il sistema. Quindi non è che ogni asta va per conto suo, perché dopo anche ci sono delle economie di massa. Se voi utilizzate tutti gli elementi standardizzati, vi pagate di meno, sono tutti uguali, potete rimettere assieme in un'opera. Per esempio c'è tutta una costruzione, un raggruppamento di tutte le vostre aste, in modo tale che le colonne per esempio siano rastrenate in 5 tratti, cioè la colonna inferiore, la colonna media inferiore, la colonna superiore, media superiore, la colonna superiore. E così. Poi i controventi possono essere magari un po' leggero o pesante, poi i piani tendenzialmente sono tutti uguali, però i piani come abbiamo visto, cioè sull'edificio alto sono differenti, ci sono due o tre tipologie di piani, quelli più alti sono uguali. Questa per esempio è come viene fuori la sizing di questo edificio qua, vedete, soprattutto le colonne si vede come sono, si ingrandiscono, questo è il zoom della parte superiore dell'edificio, questo è lo zoom della parte. Anche qui le colonne poi e tutti gli elementi sono raggruppati, non è che ho 1000 tipi di colonne, ne ho 7, scelgo magari in base all'area di influenza, e la stessa cosa per il trago. In genere parto prima da dimensionare i solai. Per esempio per i solai la cosa limitante, come sapete, è la condizione dell'esercizio, delle probabilità. Questo si può tenere conto tipicamente, ovviamente dopo il caso delle verifiche sui modi per equilibrare, però il modo diciamo implicito per considerare le probabilità è abbattere il tasso di lavoro delle verifiche. Quindi anche se l'acciaio a trazione lavora a 200, Pascal, potrebbe essere 2,35 o qualcosa del genere, faccio lavorare un tasso più basso, metto più acciaio,
Questa per esempio può essere la suddivisione per gruppi e corrispondenti sezioni che mi nascono, soprattutto l'edificio, con un full stress design complessivo. Qui per esempio ci sono anche le rappresentazioni delle colonne che sono fatte. Poi per il gruppo, per ogni famiglia, per ogni gruppo ho la sezione corrispondente. E un aspetto anche interessante da notare è questo: alla fine posso valutare il cosiddetto rapporto di utilizzo per tutti i miei elementi. Rapporto di utilizzo vuol dire quando sono vicino al completo sfruttamento dell'acciaio, quindi intenzionale. Quindi quando sono a 1 vuol dire che sono a qualche punto raggiunto la tensione massima dell'acciaio. Se sono sotto, se sono a 0 vuol dire che sono in scarico. E in altri casi queste sono le situazioni. In un edificio reale come questo mediamente il rapporto di utilizzo non è 1 ma è 0,5. Questo è legato al fatto che, come sapete, in un edificio in acciaio non è che limitante o che dimensionante in genere è la parte di resistenza ma la deformabilità. Quindi sono costretto a mettere più acciaio di quello che è necessario in termini di resistenza, devo abbattere il tasso a cui lavora gli elementi d'acciaio, non per considerazione di resistenza, ma perché se no, perché devo mettere un po' più di acciaio, perché sia la struttura più grossa, sia più acciaio, quindi sia più rigida. E questo è il quadro complessivo. E come vedete è suddiviso. Questo è il rapporto di utilizzo per le trave principali. 172 elementi con la reazione massa, quell'edificio lì, le tre principali pesano 220 tonnellate, sono pari al 21,8% dell'edificio. Qui ho il quadro singolo, poi travi secondari 1695 elementi, coefficiente medio di utilizzo 0,503, sono 276 tonnellate e 26,900. Controventi orizzontali, queste sono le colonne. 1602 elementi, 341 tonnellate, controventi verticali, eccetera. Il quadro complessivo delle mie strutture. Dal punto di vista teorico, posso pensare che l'area è completo utilizzo. No? Se la struttura è limitata anche dalle caratteristiche di cronometà, poi per esempio ho fatto come prima delle rastremazioni, per cui ho accettato che su tutti i primi 12 metri quando è alta la colonna soltanto una sezione sia pressata al massimo e le altre di meno, questo è il risultato. Quindi dopo lo stato di sforzo è un po' più basso, non è così rasato come a uno, come sarebbe dal punto di vista teorico, perché ci sono altre considerazioni di probabilità e va bene. È interessante notare che questi risultati sono venuti da SAP 2000. No. Dopo, come tutti i risultati in forma automatica, vanno comunque interpretati, guardati, considerati, perché è chiaro che dopo le verifiche successive vanno fatte. Però questo è un processo diciamo, di partenza e automatico. Ed è una cosa, è un esempio non complicatissimo, però non c'è una spesa applicativa. Per esempio, anche se usate il processo commerciale come SAP 2000, sarebbe importante sapere che magari c'è l'utilizzazione di size, magari non c'è. Guardiamo i passi successivi di utilizzazione. Ottimizzazione di forma. Molto. Quindi voi guardate, cambiate la forma della struttura. Questo è l'ottimizzazione. Come vedete, questo è un caso anche un po' particolare, la sagomatura di questo è un ponte ferroviario che è il corso di io dove vivo. E questo è un caso anche abbastanza semplice, però possiamo anche poi magari possiamo pensare un attimo. Questo qui chiaramente
attraversa, comanda in questa maniera. Questo è un caso di utilizzazione di forma, ad esempio potrebbe essere ottenuto con una cosa 2000 col size che sa 2000. Sì, posso. Allora, guardate questo caso, questa è una trave, non ha tante condizioni di carico, quello che volete, però ci sono dato forse una delle più importanti, quando il mio treno, anche perché c'è un'altra trave sarà 25-30 metri, ma il treno. Allora, questa è la mia trave, chiaramente la posizione che possiamo pensare è determinante, come lo pretendo, sarà qualcosa di paradosso. Allora, questo è il mio momento, il finanziario non c'è, sulla mia sezione, questa è la mia trave, nella generica sezione, un diagramma farfalla fatto così, e quindi la sigma sopra. È diviso di, se volete mettete anche il segno mio per dire che è trazione, e sotto quindi anche qui la altezza della vostra trave sarà affine nel momento del tempo, e sicuramente sarà più alta, la sezione sarà più grossa, fatto un esercizio accademico, in teoria il momento zero, la sezione potrebbe essere zero, il momento massimo, la sezione alta, massimo, quindi in teoria la vostra trave potrebbe essere formata così, no? Con l'altezza massima e minima addirittura zero. Poi è chiaro che entra in gioco il fatto che c'è anche il taglio, quindi non si può, ci sono anche dei limiti minimi, qui questo è un assurdo. Poi se la trave perfettamente così, può essere così, quindi vuol dire che avete mantenuto l'asse della trave orizzontale e le sezioni, questa è la sezione mezzeria, questa è la sezione un po' più posata da una parte dall'altra, poi questa è la sezione che si avvicina all'appoggio, potete teoricamente si potrebbe pensare che la sezione questa sezione è così alta, dopo si rastremi in maniera simmetrica sopra e sotto in questo modo. Oppure potete pensare che la stessa altezza sia sposta solo sopra, l'altezza solo sopra, che vuol dire che l'asse della vostra trave è come se fosse leggermente curvato, ma se non avete vincoli che contrastano la spinta, che l'asta sia semplicemente abbia questa leggera curvatura dell'asse, non cambia niente. Quindi se voi avete semplicemente qui ad esempio una cerniera di un carrello, che l'asse della vostra trave sia così o leggermente incurvato in questa maniera, non cambia niente. Se avete qui una cerniera, la cosa cambia perché questo diventa un arco più o meno ribassato, però se lo considerate semplicemente appoggiato, il fatto che l'asse sia leggermente curvo, come in questo caso qui, non cambia niente. Oppure se volete potete scegliere l'altra opposta, cosa opposta, e pensare che l'ingrandimento della sezione venga verso il basso, no? L'ingrandimento della sezione verso il basso è un po' antipatico perché sembra lo spalanciamento di una struttura. Per esempio, questa è una situazione in cui c'è l'ingrandimento della trave verso il basso, esteticamente non è molto bella, mentre questa è più elegante. No? Ragione per cui la sagomatura si fa di sopra. Chiarito questo aspetto qui, voi potreste farvi anche l'esercizio a trovarvi la forma di trazione di questa altezza qui, non è difficile da fare, però potreste anche approssimarla in forma di un sizing. Il sizing viene fatto in questa maniera. Questa è la mia trave, io mi suddivido la trave, discretizzo in un certo numero di linee, ad esempio 8. Allora, inizialmente la trave, per esempio, può avere questo spessore qua,
poi faccio il sizing elemento per elemento. Quando faccio il sizing di questo primo tratto di trave, vado via P, il momento che devo considerare è dimensionante, via, il momento che è dimensionante è questo. Quindi supponiamo che per esempio possa avere un restringimento della sezione. La stessa cosa posso fare qui, creare un momento uguale, stesso sizing, questo momento qua uguale a questo. Quando passo al secondo elemento, stavolta momento dimensionante da qui a qui, momento dimensionante, la situazione peggiore è quella per la sezione da qui. Quindi momento dimensionante è questo. Questo è differente da questa, quindi la sezione sta un po' più grossa, questa. L'altra parte c'è la simmetrica. Quando faccio il sizing del terzo elemento, questo, in questo range qui, il momento massimo ce l'ho qui. È più grosso di 30 da questa, quindi finisce la massima. La stessa cosa per il tratto interno. Qui, per questo tratto interno, per questo, il momento dimensionante è sempre il massimo. Per entrambi gli elementi la distanza sarà uguale. Qui vedete che con 8 tratti non c'è un sizing continuo, ma ci stiamo avvicinando. Ma per esempio, se pensate di subire leggermente, potete pensare di arrivare a una sfumatura, oppure se pensate dopo di raccordare le lenze, potete pensare di ottenere la sagomatura, diciamo, con un post-processing di misura complessivo, che è quello che ottenete altrimenti in forma analitica, cambiato la forma del suo. Va bene? Quindi al limite l'utilizzazione di forma può essere ottenuta con un sizing, dividendo sufficientemente il vostro elemento e dopo raccordando in maniera continua il vostro risultato. Questa è la conclusione di forma. L'aereo è sempre lo stesso, cambia più o meno, perché questa è la conclusione di forma dei grammi, anche l'utilizzo, dato la tutta appendice, successivo, ma è la conclusione. La morfologia, la struttura, la dipendenza da un certo parametro alfa, beta, come abbiamo visto prima, non vale soltanto per la sezione rettangolare o per la sezione industriale. È ben noto che valga natura. Questo è un libro famoso di Gus Thompson sul sviluppo degli animali, e la forma è più o meno, la tipologia è la stessa, ci sono sempre due mandibole, cambia la forma. Questo è il libro. In passato forse l'aspetto più storico, più interessante sono le strutture di Mitchell costruite all'inizio del secolo scorso, in cui per esempio viene trovata forma ideale per sostenere questo perco qui con questo reticolo di aste in cui per esempio cambiano le posizioni di vari elementi, cioè le aste sono sempre lo stesso numero, non, le connessioni sono sempre le stesse, il percorso dei carichi lo stesso, cambia la posizione, questi parametri qua geometrici definiscono la geometria della del sistema. Un altro modo per considerare la geometria, la forma, può essere anche questa. Volete? Volete calcolare una struttura, sagomare una struttura che abbia campate differenti e situazioni anche appoggi differenti, carichi differenti. Per esempio qui potreste fare il sizing, oppure altrimenti, per esempio, se volete per esempio ritenere che la via inferiore sia orizzontale, potete pensare per esempio di approssimare la forma del corrente superiore, che può essere in generale qualsiasi, lo potete fare con una forma di interpolazione.
qualsiasi, per esempio potete usare delle funzioni di spline, delle curve di Bézier. Funzioni di spline, per esempio, sono funzioni che sono definite in un certo numero di punti. Anche in un numero di distanti. E poi sono definite anche in funzione della tangente, con cui iniziato con cui finito. In questo caso qui, per esempio, potete definire localmente l'altezza della vostra trave, in funzione di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parametri, che sono l'altezza della trave, la pendenza con cui iniziato e la pendenza con cui finito. E in questa maniera qui, con queste funzioni spline, potete anche, se avete diviso in 10.000 pezzi la vostra trave, potete sapere in ogni punto dove calcolare l'altezza della vostra trave. Pensate anzi altrimenti, per esempio, di considerare non una trave semplicemente, ma per esempio pensate di considerare ad esempio di dover sagomare una mensola di qualche tipo. Pensate al gancio di prima un po' più articolato. Il gancio di prima, per esempio, questa non è una trave, deve essere calcolato come stato piano di sforzo. Quindi qui dopo ci sarà una forma, questa mensola un po' strana, soggetta a carico che non voglio neanche pensare. Vedete quello che volete. Vengo per rappresentare la forma di questa struttura qui, è chiaro che dovrei definire un miliardo di punti. Oppure ad esempio posso definire una spline che parte orizzontale questo punto qua, poi rispetto a un asse di riferimento viene definita questa quota, questa quota, questa quota e poi magari questa tendenza. Poi posso pensare invece di partire sotto da una spline che ha questa tendenza qui, questa quota, poi per esempio qua sotto può essere questa, può essere questa, qua può essere questa e qua può essere questa. In funzione di questo coniglio qua, è la geometria complessiva del dominio, posso pensare dopo di inserire questa geometria qua all'interno di un software, ad esempio posso portare in Strauss automaticamente un mesciatore automatico che tira fuori un miliardo di tipi. A me non interessa definire i triangolini, di sopi 4, sopi 8, ma mi interessa definire il contorno complessivo. Dopo per esempio variabile, magari posso pensare che per un istante parte la tangente orizzontale, posso magari trovare che la forma iniziale sia questa, che parte da questo punto questa tangente e da questo punto questa tangente, e sotto magari posso pensare che la forma ottimale sia questa. Man mano che cambio la forma, non cambio tutta la mesh di 10.000 elementi, cambio solo i capisaldi della geometria, che ha un mesciatore mesce automaticamente la struttura sull'interno e mi fa la mensola. Quindi questo è un modo per sintetizzare le caratteristiche della struttura con pochi parametri. Queste quote qui, queste tangenti, sono episodi sulle spline, questa cosa per il profilo superiore. In mezzo è tutto automatico. La mesciatura automatica, c'è quasi un codice di calcolo, sarà 2000 metri di una struttura per avere la mesciatura automatica. Per esempio l'altro codice commerciale di basso livello che uso, Strauss, per esempio quello è un mesciatore. Queste strutture di Mitchell, queste, rappresentano queste forme qui, dopo sono quelle che si trovano nei progetti di adesso. Voglio anche sottolineare che per esempio questo è un altro libro famoso, Ottimizzazione morfologica di forma, ed è un libro che è stato prodotto all'inizio degli anni 90. Questo è stato un libro che è stato fortemente contrastato. Questo è un libro che non contiene neanche quasi nessuna notizia. Era fatto anche dal professore di Karlsruhe, il Politecnico di Karlsruhe, che era un po' ai margini della comunità scientifica, quindi anche quello un po' non ha giovato la cosa. E questo per esempio rappresenta, spiega come in particolare quelle degli alberi si sviluppano in realtà
Adesso questi tipi di struttura qui sono molto utilizzati nelle nostre strutture, nei nostri, nel panorama delle nostre strutture. Erano state anche utilizzate molto in passato. Questa che cos'è? Questa è Gaudì. Quindi la tendenza adesso è quella proprio di avere un forte interesse a mimare come strutture che si realizzano nella natura, con gli algoritmi che sono, diciamo, evolutivi, costruttivi. Pensate come cresce l'albero: un albero poco alla volta aggiunge gli anelli e assume delle forme particolari. Qui la stessa cosa, è un full stress design, non è a livello di sezione, ma a livello, diventa a livello che è stato piano o solito. Questo è un articolo che ho fatto anni fa, quando ero appena arrivato a Roma. E per esempio questo fa vedere come si possono trovare delle, diventare delle strutture, dove possono emergere delle strutture cambiando la forma, un algoritmo che è più o meno quello simile. Questo è come abbiamo visto ieri, un'ottimizzazione multilivello, in cui all'interno, a livello più basso, ci sono variabili locali che sono tipicamente il sizing della sezione. Poi ci sono parametri complessivi che rappresentano la geometria globale della sezione. Se voi pensate a quel caso lì, le spline che definiscono il contorno della struttura sono variabili globali, che governano la forma della struttura. Le variabili locali sono gli spessori che ci sono nei singoli. Abbiamo fatto ieri il caso della trave di render che ritroviamo qua, e anche qui questa è un'analisi che può essere fatta a due livelli. Ci sono variabili locali che sono il sizing delle singole aste, no? Queste, la dimensione o il tipo di sezione di ogni asta, e ci sono dei variabili di tipo globale, per esempio la dimensione del bay, la singola finestra della trave di render, e questa è l'ottimizzazione ibrida che ottiene. Oppure ci possono essere altri livelli, questi che abbiamo fatto a mano, tra variabili locali, che sono sempre dimensioni o sezioni, e poi la forma complessiva. Questo è quello che abbiamo fatto ieri su quella lavagna. Per esempio, le forme ottimizzate che otteniamo possono essere queste. Questa è sempre la trave di render. Questa è la sezione di partenza. Questo è il sizing, vuol dire che alcuni elementi sono diventati, sono stati aggiustati più grossi, più piccoli. Questo anche, ciascuna asta ha la sua sezione, ma è stata variata la posizione di nodi. Per esempio, si è ritenuto, si è imposto che il progetto per la via superiore sia orizzontale, supponete che la parte superiore sia il piano di calpestio, sia per supportare un solaio, deve essere orizzontale, mentre sotto potete fare questo volume. Ecco. Se voi pensate di minimizzare, ad esempio, in termini di peso con una certa posizione di carico, vedete che la parte verso il basso diventa, adesso, una pancera, che sono puntoni, e la trave chiaramente assume, si ingrandisce verso, cioè, il momento massimo. Qui, per esempio, viene richiesto che questa altezza qui non vari per motivi di progetto. E questa è un'altra ottimizzati sia per sizing che per forma. L'indicazione per forma viene ad esempio con algoritmi genetici, questi parametri vengono con algoritmi genetici, e dimensioni invece col sizing. Qual è la differenza tra queste strutture e questa? Questa qui è una struttura che parte dalla linea del comune, però richiede come vincolo di progetto, oltre al fatto il corrente superiore sia orizzontale, magari solo c'è il solaio, richiede anche che l'altezza della mia trave può variare come vuole, ma non posso uscire da questo limite. Se per esempio questa è la trave di un ponte, il fatto che la valle sotto il braccio del fiume sia sbalzata così non ha interesse. Però supponete per esempio che questa sia una trave che voi dovete mettere su cui piani, quindi vi serve anche come limite progettuale l'altezza della trave, deve essere limitata, oltre questo valore non può andare, e se no dovete fare l'interpiano più alto, quindi sprecate un sacco di spazio.
Per esempio questa è la ricerca di una struttura, di una organizzazione di una Virendel con il dimensionamento della sezione con i requisiti di quest'altezza, siano fisse, sopra il tratto sia orizzontale e comunque non ci sia nessun elemento che si accenda sotto questo controllo. Quindi qui avete imposto come vincolo il progetto per l'altezza orizzontale, comunque in forma qualsiasi, questa è anche abbastanza elegante e carina, però non su questa altezza. Vedete come potete imporre anche vincoli che sono di tipo progettuale, anche concreti. Mi faccio una domanda, pesa più questa o pesa più questa? Pesa più questa, pesa più questa. C'era, un buco resta, viene cambiata la distribuzione del materiale e, se volete, in forma anche intuitiva, viene eliminato dal dominio di partenza se questo è il dominio di partenza viene eliminato tutto il materiale che
per certi versi indiretti. Quindi, se volete, come se fosse una specie di design che lavora non sull'altezza della sezione, ma sullo spessore, fino a che a un certo punto lo spessore diventa così evanescente che è come se non ci fosse. Guardiamola in questa fase. Ci sono dei problemi computazionali dietro, non da poco. Ogni volta che cambiate il colino, lo restringete, ogni volta dovete rimesciare la struttura. Quindi ci deve essere un rimesciatore automatico. E se volete, come vi ho detto prima, ci deve essere qualcosa che controlla la forma globale, che cambia, il buco da il buco circolare diventa triangolare, e poi qualcosa che vi mesce automaticamente all'interno della struttura. E se voi guardate come è fatta la mesh adesso, guardate qui come è fatta. All'inizio la mesh era fatta in un'altra maniera. All'inizio la mesh questo processo qua, dopo uno degli aspetti anche computazionali delicati, riuscire a rimesciare la struttura in forma. Questa invece è l'ottimizzazione topologica. Qui ci sono certi numeri di punti. Alla fine ne sopravvivono 2, 4, 6, 7. Qui erano il 6, 7, 8, 9. È interessante notare che un aspetto, questa è una simulazione anche semplice, ma rappresenta proprio l'evoluzione della forma, no? E guardate per esempio come certi buchi, questi due estremi nel castro, dopo si uniscono. Anche qui l'operazione di, c'è un'operazione di meshing significativo. Questo per esempio può essere il dominio di partenza della vostra struttura, per esempio se il soggetto che si comporta qui produce questa struttura. Qui cominciamo a vedere anche un aspetto che è successivo, a parte il fatto di eliminare parti di elementi, dopo ci sono anche gli aspetti di necessario, cioè è necessario un post processing di raffinamento della soluzione. E se pensate, questo c'è un pezzo di acciaio, dopo deve essere anche regolarizzato. Qui sono altri aspetti, altre situazioni produttive abbastanza semplici. E questo per esempio è uno degli articoli che vi ho mandato, in cui viene spiegato dopo l'aspetto analitico, questa è la base, uno degli aspetti, le motivazioni analitiche con cui proprio diciamo così, se vi faccio vedere alcuni aspetti, diciamo faccio prima sigma con mise si è basso di questa, sono
occupati di strutture che sono sotto sollecitate e poi magari ci sono anche spazi della struttura in cui la sigma Fumiste si avanza. Posso considerare quindi la sigma di Fumiste come un indicatore, per esempio, che se la sigma di Fumiste è piccola di questa, posso fare la sigma. Posso restringere la struttura, posso fare più piccola. Invece la sigma Fumiste se è maggiore della sigma Y, devo fare più grossa. È un po' come prima con l'alfa. Se volete, c'è qualcosa che mi può aiutare a fare una sezione più grossa o più piccola, una sezione più grossa della nostra, per esempio nel piano, o in un caso solido. C'è qualcosa che rende la struttura più piccola oppure più grossa, che restringe la struttura o la allarga? Supponiamo che in questo punto qua ci sia la temperatura di 10 gradi. La temperatura ambiente di riferimento è 10 gradi. In questo punto le fibre della struttura si allungano, la struttura si dilata o si contrae. Supponiamo che qui la temperatura a 100 gradi. Qui, a questo punto, la struttura si dilata o si contrae. Per esempio, se vi avessi anche un caso molto semplice di tale portata in questa maniera qui, e la temperatura qua è 100 gradi, la temperatura ambiente 20 gradi, la prossima. Per esempio potrebbe dilatarsi così, dopo devo sapere se posso ovviamente la dilatazione dei bordi, però diciamo la classica. Ecco l'idea. Io al posto di considerare la dilatazione figlia della temperatura, la considero figlia dello scatto con la seconda. Quindi mi invento una variazione di temperatura taroccata. Fatta in questa maniera qui. Allora, c'è un incremento di temperatura, se la sigma ideale di Fumiste che calcolo è maggiore della sigma Y, vuol dire che c'è una sigma più alta di quella che mi è concessa. Quindi come se avessi un incremento di temperatura. Se invece la sigma di Fumiste è più bassa della sigma di stemperamento, un decremento di temperatura, la struttura si contrae. È chiaro che devo stare attento, perché questi sono Kelvin, questi sono megapascal, no? Quindi in mezzo ci sarà un coefficiente K, quindi fa tornare l'unità di misura, perché sennò le cose sono separate, e poi ci sarà anche un parametro numerico che mi lega, queste qui sono misurate per esempio in centinaia di megapascal, questa qui magari è misurata in decine di gradi, così via, quindi ci sono, c'è un parametro numerico che fa tornare la risposta. No? D'accordo? Questa è l'idea però. Dove ho una sigma di Fumiste più grande di quella di riferimento è come se avessi un incremento di temperatura. Quindi la struttura si espande. Dove invece la struttura ha una sigma di Fumiste più bassa, come se avessi un incremento di temperatura. Quindi come se sono queste distinzioni? In base a questa regola qui, posso pensare anche di come faccio a simulare normalmente una struttura sotto variazioni termiche. In genere mi devo calcolare uno stato tensionale associato alle variazioni termiche. Quindi normalmente se io ho questa, normalmente il passaggio che faccio è questo. Ho la variazione di temperatura. Calcolo una variazione di allungamento e accorciamento attraverso il coefficiente di reazione termica, poi in generale io un incremento di sigma legato in questa maniera alla variazione termica, quindi applico questa
funzionare l'indotto come se fosse una forza di volume sulla mia struttura che mi allarga o restringe. A questo punto la variazione termica, la parte di limitare la variazione di deformazione, la parte di limitare la variazione di sforzo, quindi diventa un carico di volume su questo. Sono un po' di passaggi analitici, neanche tanto difficili, perché avete fatto meccanica computazionale, quindi sapete come calcolare nel piano, nello spazio, che ha una variazione di temperatura, un carico corrispondente, una forza quadrata equivalente. E quindi applicate questo carico. In questo ciclo basico si dice che c'è lo swelling, che è questo. A seconda di come sono con lo stato di sforzo, la variazione termica, un restringimento, un allungamento, la sezione resta costante e mi cambia la forma della mia. Qui siamo ancora a livello di cambiamento di forma. Poi, innestato in questo ciclo qua, per esempio, lo swelling, cioè il modo di lavorare, è quello che presento su questa struttura qui, di test, con questi due carichi qui, partendo da questo disegno progetto iniziale, per arrivare a questo progetto. Questa è la soluzione che conosciamo, no? Che è questa. Però questo è un test per vedere se funziona. Quello che volevo farvi notare è che il passo successivo è quello di scavare buchi. E scavare buchi è un aspetto che, se volete, è ancora per certi versi anche facile, perché è un full stress design, come abbiamo visto prima. Stavolta, adesso c'è la lastra, l'unico variabile che avete è un alfa, che è legato a come varia lo spessore iniziale per diventare quello successivo. Se alfa diventa un numero che parte con 1 rispetto alla lastra iniziale, se alfa diventa più grosso di 1 vuol dire che la lastra diventa più spessa, se alfa tende a 0 vuol dire che a quel punto la c'è un numero che è stato matto. Lo dovete fare passi successivi, iterazioni successive, come fate con lo stress design. Ma in questa maniera, in una forma con una certa serie di iterazioni, riuscite anche a individuare le sezioni che hanno formato. Potete considerare differenti comportamenti a trazione e a compressione. Quindi, per esempio, se avete una situazione in cui è presente il materiale che lavora più a compressione, la struttura presente è questa, e invece avete un materiale che lavora preferibilmente a trazione, la struttura presente è questa, il dominio di partenza è questo, quindi sono tutti gli elementi che sono talmente piccolini che formano quasi un nero. Poi man mano vengono cancellati tutti quelli che hanno fatto il sforzo basso. Questa è un'altra situazione, questa è un'altra emergenza con le varie iterazioni. È un curving, è proprio un scolpito, come scolpito di legno viene trappolato la struttura. Chiudo con questa cosa qui, vediamo se non può ritardo, abbiamo un fattore di ritardo. Chiudo con questo caso qui. Tutte queste forme di ottimizzazione hanno anche dei nomi strani, sembrano anche molto un po' complicate all'inizio, però hanno il vantaggio, hanno il grosso vantaggio che possono essere anche simulate, hanno il grosso vantaggio che possono essere simulati in un corso di calcolo commerciale, perché sennò non si prende. ANSYS ha un processo, ANSYS, Nastra, Navatus, ci sono codici di uso, hanno degli strumenti già in automatico, che salgono in automatico, sono quindi molto facili, ma qualcosa del genere si può fare anche con strumenti più semplici. È però bene ricordare quello che è il significato di ottimizzazione tecnologica. Questa qui, per esempio, è la struttura intelaiata, una struttura in cui, se io inserisco le diagonali come questi, cambio la topologia della struttura. Perché vuol dire che un carico applicato qui, senza questo diagonale, deve scendere tutto il telaio.
mentre se applicato qui c'è il diagonale, parte il calcolo e direttamente. Questo è per dire, la topologia riguarda come cambia il flusso. E per esempio potete pensare di utilizzare la forma topologica di una mensola, come quella, simulandola per esempio questo qua. Questo qui che cos'è? È la rappresentazione della mensola con una discretizzazione a traliccio, in genere si chiama passwork, di cui esistono delle formule che vi fanno passare dall'elemento quadrato, rettangolare, statura di sforzo a queste quattro aste. In ottimizzazione di forma come quella lì, di topologica, potete simulare considerando aste e considerando ad esempio quello che viene fatto, può essere fatto ad esempio come nel salto di linea. La vostra mensola, questa è un'interazione, e poi altro. Il buco viene formato, c'erano già dei buchi iniziali discreti, no? C'erano tutti i buchi iniziali. Poi però, nel proseguire, nell'andare avanti, alcune aste sono diventate quasi evanescenti. Dal punto di vista numerico, per esempio, non si fa andare a zero, attenzione, queste aste. Perché, per esempio, questa asta qui, questo nodo qui, che è contornata da tutte queste aste, che sono, diciamo, poco utilizzate, se queste aste avessero una frizione che va a zero, i gradi di libertà orizzontale e verticale di questo nodo non sono vincolati da niente, quindi la struttura diventa labile, il programma si ferma. Quindi nel punto di vista numerico, alfa è limitato non a 0, ma per esempio a 0.05, in modo tale che ci sia comunque un minimo di rigidezza. Qui tanto non c'è nessun carico, quindi basta che tenga fisso il nodo, una specie di rigidezza singolare, e le altre invece si smettono. Questa è una cosa notevole, voi simulate la forma e la topologia. Prima all'inizio questo nodo può scegliersi una serie di vie per arrivare all'incastro, poi alcuni di questi sono troppo tormentati e queste sono le più dirette. Questa struttura iniziale. Lo potete fare con un codice di calcolo anche con RIS e con passato. Qualche ultimo esempio, pensate di utilizzare la forma topologica di questa parete di controvento. Questo è un telaio con questa parete qua di controvento. Questo è il calcio studio sul bersaglio. Qui ci sono delle parti che sono più sollecitate, altre no. Qui, per esempio, l'algoritmo che scava può essere questo qui. Pensate di ciascun elementino sia un elemento finito e di poter variare lo spessore dell'elemento. Se lo spessore dell'elementino tende a zero, con stessa esame vuol dire che può essere evanescente. Questo è il risultato. Un'ultima iterazione, un'altra iterazione, un'altra iterazione. Quindi questa è la conformazione ottimale della parete di controvento. Dopo pensate, per esempio, a questo punto possiamo quasi pensare anche dopo di ingegnerizzarla, progettarla, non con queste mattonelle qui fatte così. C'è un'operatura di smoothing, di raffinamento, da cui a questo punto dovremmo ci rendiamo conto, ma guarda, questa cosa un po' così la faccio diventare un diagonale di questo. Poi questa pasta un po' così, la traduco, faccio il corso, vedete quindi come l'ottimizzazione topologica fatta con queste operazioni qua di carving, di eliminazione del materiale che è poco stressato, dopo formano, portano delle forme che sono anche strane, più o meno strane. Però siamo sinceri, quando vi ho fatto vedere questa parete qua, avreste pensato, sotto quel calcio orizzontale lì, il sistema di controventamento più efficace fosse questo? No. Quindi l'operazione di ottimizzazione topologica serve anche per far emergere proprio un flusso di carico, un percorso di carico all'interno della struttura importante, significativo. Dopo è chiaro che ci sia un post-processing, deve essere, la struttura deve essere raffinata, c'è una parte di streamling che rende la struttura raffinata in questa maniera. Va bene? Quindi vedete, questo può essere un altro caso, l'identificazione di un sistema di controventamento topologico, non sia la solita lastra, la lama verticale di Croce Sant'Andrea e altro,
per esempio può scavare la parete in questa maniera e dopo viene materializzato questo modo. Bene. Occhio che per esempio queste sono anche le forme geometriche. Pensate già dall'inizio partendo dalla conoscendo già la topologia del studio di Mitchell, nell'altro caso invece emergono in maniera automatica. Va bene, ci facciamo il nostro tre quarti d'ora di pausa, però ci vediamo alle due. Io ho saltato praticamente tutti i passaggi analitici. Questo in parte mi dispiace. Una cosa che però ci tenevo è questa, guardate che quello che si vede si può fare, io lo faccio con il mio Aslan, però lo posso fare anche con il mio Strauss o il mio Sound, che non è una cosa da poco, vuol dire che sono strumenti che possono anche essere ovviamente di applicazione, non dico quotidiana, ma possono traspassare anche nei lavori di un certo paese, perché vedete tutte le persone sono legati, una certa eleganza, ma sono anche quelli che bisogna presentare, che non dico tutti i giorni, ma magari possono capitare anche in professione.